ingredienti per le paste di mandorle sono veramente pochissimi e ci servono per l'appunto 200 g di farina di mandorle, 2 albumi, una fialetta di aroma alla mandorla, ciliegie verdi e rosse per decorare. E 125 g di zucchero a velo. Iniziamo dal versare la farina di mandorle all'interno di una ciotola. Con lo zucchero a velo, sono veramente semplicissimi e velocissimi da fare queste paste di mandorle e quindi questi biscotti tipici siciliani della mia terra e diamo una mescolatina. Puoi anche setacciarlo lo zucchero a velo, così fai prima. Ok, aggiungiamo la fialetta alla mandorla che esalterà appunto il sapore di quest'ultima. E gli albumi. Amalgamiamo. E vedrai piano piano il tutto cambiare, ovviamente consistenza. È una ricetta molto molto veloce anche. E questi pasticcini sono perfetti per essere anche regalati, anche nel periodo natalizio. Però nelle pasticcerie, nei bar della Sicilia, si trovano praticamente tutto tutto l'anno. E come vedi, la nostra pasta di mandorle è pronta. Adesso lo andiamo a trasferire all'interno di una sacca poche, così andiamo a formare i nostri biscotti. Beccuccio a stella e facciamo dei cerchi del diametro 2 cm. Ed ad ognuna inserisco la ciliegia tagliata a metà e la metto al centro. Come vedi, sono dei pasticcini molto molto colorati. Invece con il restante impasto fai i pizzicotti, cioè forma delle palline e le impani che termina nello zucchero a velo. Ed eccolo qua. Puoi anche decidere di decorare, solo che a me mi piace di più con le ciliegie, sono più belli da vedere così. Con le mandorle, le schiaccio leggermente. Quindi io ti ho dato anche l'alternativa. Sta a te puoi scegliere. E li cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Assaggiamo questa con lo zucchero, vediamo com'è. È buona, fantastica. Provala e vedrai che bontà. E se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti. E noi ci vediamo presto con una nuova preparazione.